al fianco di Macario c'è stata una grande attrice che voi ricorderete sicuramente per Drive-In, per essere stata la moglie di Enrico Peruschi, ma Margherita Fumero, che è qui con noi, è stata anche questa. La vediamo in questo video brevemente. Per ricordare, abbiamo scelto una chicca, Margherita. Calmi, signor Vittore, via. Io detto, se rinnoverando, difende gli interessi di tua madre. Io difendo i miei, e poi che ho un avvocato anche contro il mio amico Pautasso. Ma non è che l'avvocato si metta contro di lei, è che il figlio della contessa fa pratica anche qui. Era giusto che incaricassero lui. D'altra parte, è l'unica cliente che gli pagherà la parcella, o almeno per l'uomo. Ma lo sa, signor Michele, lo sa che da più di un mese in questa casa non si mangia carne? Perché gli fa male? Ma che? È il macellaio che non ci fa più credito. L'avvocato dice che è diventato vegetariano perché ha fatto un voto. Povero Antonio, questa proprio non me l'aspettavo. E pensare che io per lui mi farei tagliare un braccio. Oh, io per te sto anche tutti e due. Ah, lo so, Teresa. Sono con lui da 20 anni e non so che cosa farebbe senza di me. Distratto com'è, si girerebbe i cartoni al posto della giacca. Già, non ha mai voluto sposarsi. Sì, perché alle volte gli uomini cercano e non si accorgono del fiore che hanno sotto gli occhi. E questo fiore è Margherita Fumero! Allora, Margherita, nella dichiarazione che è andata sulla stampa... Volevo solo dire questo, che emozione rivedermi. Dovete pensare, qui ho passato 2 ore a truccarmi per invecchiarmi, adesso mi sono vista e dico, ero proprio giovane. 2 ore di invecchiamento. Allora, nella dichiarazione alla stampa che abbiamo messo quando abbiamo annunciato il premio alla memoria di Emilio Macario e a Margherita Fumero, abbiamo messo, ancora oggi Margherita Fumero pensa, ma cavaliere, cosa devo fare? Commentatore, come, cosa devo fare, vero? Sì, è vero, perché per me è stato veramente un secondo padre. Prima con Mauro ci siamo abbracciati, lui dice che sono la sua sorella, lui è mio fratello. Cioè, noi continuiamo a mantenere proprio forte la famiglia. Ecco, io per me è stato secondo padre, è stato un grande maestro. Gli ho voluto tanto bene e mi emoziono ancora a parlare di lui dopo tanto tempo. È stato grande lavorare. Sì, è stato meraviglioso, però adesso vorrei fare anche un'altra cosa. Esatto. Hai detto appunto che sono stata la compagna di Enrico sulla scena. Non sono stata mai la moglie. Enrico Peruschi questa sera dovrebbe essere qui. È influenzato, ce l'ha messa tutta, ieri aveva ancora 40 di febbre, quindi non ha potuto venire, e mi ha detto saluta tutti, io col cuore sono lì con voi. Quindi perché questa sera Enrico Peruschi è qui e vi manda un grande bacio. L'ho sentito ancora 5 minuti fa. Esatto, prima. Perché se oggi Margherita Fumero chiede al commendatore cosa fare, telefonicamente però spesso vi sentite, ogni 2 o 3 giorni vi sentite. Sì, ci sentiamo, ci siamo sentiti anche questa sera, sta meglio, dice che sta meglio, e dice chiedi scusa a tutti, comunque sono lì con voi. Ecco. Grazie a Margherita Fumero e chiamiamo il maresciallo a consegnare il premio a Margherita Fumero, il premio speciale del Cinema, Teatro e Televisione di Villa Basilica della 10ª edizione. Prego, intanto ci avviciniamo al centro. La targa del maestro Talevi. Il maresciallo dice, sono cresciuto con Drive-In. E anche a Margherita Fumero l'omaggio floreale del Festival di Villa Basilica. Grazie.